Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Per aumentare la sicurezza della zona nel caso di possibili fenomeni alluvionali, nei pressi della confluenza tra il torrente finale e il fiume Adda, nel comune di Berbeno di Valtellina, è creata una vasca di laminazione di circa 30.000 metri cubi. Un'opera in grado di ridurre notevolmente il rischio di esondazioni. La realizzazione è resa possibile grazie ai fondi di Regione Lombardia e della provincia di Sondrio. Lo scopo della vasca di laminazione è quello di evitare l'allagamento della parte bassa del comune di Berbeno di Valtellina e della statale e della ferrovia, che tipicamente si verifica in occasione degli eventi di piena dell'Adda che coincidono con gli eventi di piena del torrente finale, in quanto il finale non riesce a scaricare liberamente l'acqua in Adda e quindi si crea un rigurgito che va ad allagare le zone. Si giunge quasi alla fine di un intervento molto importante per la sicurezza idrogeologica del comune di Berbeno, ma penso anche, diciamo così, dell'intera provincia, visto che gli interventi mirano ad evitare situazioni come quelle del 2008, in cui l'alluvione dovuta all'uscita delle acque del torrente finale determinò la chiusura della statale 38 e della ferrovia. I lavori, appaltati dalla provincia, sono iniziati nell'estate del 2018 e sono ormai ultimati. L'approvazione del progetto nel 2018, i lavori sono iniziati nel 2019 e siamo alla fine di un iter, a dire la verità, piuttosto lungo e complesso anche sicuramente, e quindi c'è una soddisfazione del lavoro che è stato svolto dall'ente attuatore, che è provincia di Sondrio, la Regione Lombardia, che è l'ente finanziatore tramite la legge 102/90, e anche dal Comune di Berbeno, che insieme alla Protezione Civile si è impegnata nei lavori necessari per la successiva manutenzione, sorveglianza più che manutenzione delle opere, diciamo così, elettromeccaniche. Oggi le prove di collaudo dell'impianto di sollevamento, nel corso delle quali sono state azionate una dopo l'altra le potenti pompe che collegano la vasca al fiume Adda attraverso due tubi di acciaio. Ad occuparsi dell'installazione delle pompe la ditta Misa di Vicenza. La società elettrotecnica di Morbegno ha realizzato l'impianto idraulico. Sono due pompe potenti alimentate da un generatore che pomperanno fuori dalla vasca di laminazione la portata entrante a una velocità di 4 metri cubi al secondo.